TOEI 700D. Si chiama così il primo pianeta dalle dimensioni terrestri scoperto dal satellite della NASA TESS nella zona abitabile e conservativa di una stella, la regione in cui le condizioni potrebbero consentire la presenza di acqua liquida sulla superficie. Il nuovo mondo è uno dei 3 pianeti scoperti in orbita attorno a TOEI 700, una stella nana di tipo M con il 40% della massa e delle dimensioni del nostro Sole e la metà della sua temperatura, distante circa 100 anni luce nella costellazione del Dorado, una stella apparsa in 11 dei 13 settori di cielo che TESS ha osservato durante il suo primo anno di missione, della quale il satellite ha catturato diversi cali di luminosità dovuti al transito dei 3 pianeti. Il primo di questi è TOEI 700b, un pianeta di taglia terrestre, roccioso, che orbita TOEI 700 in 10 giorni. Il secondo è TOEI 700c, un mini Nettuno 2.6 volte più grande della Terra, un mondo dominato da gas che orbita la stella ogni 16 giorni. Il terzo è TOEI 700d. Grande come la Terra, anch'esso roccioso, orbita attorno alla stella in 37 giorni, ricevendone un'energia pari all'86% di quella che il Sole fornisce al nostro pianeta. Osservato anche con il telescopio spaziale Spitzer, che ha contribuito alla conferma della sua esistenza, TOEI 700D, oltre ad essere il primo del genere scoperto da TESS, è anche uno dei pochi pianeti terrestri situati nella fascia di abitabilità di una stella scoperti finora. Gli altri includono alcuni pianeti del sistema TRAPPIST-1 e altri mondi scoperti dal telescopio spaziale Kepler. Un pianeta che, similmente agli altri due, si pensa abbia un periodo di rotazione sincrono al periodo di rivoluzione. Ciò fa sì che una delle sue facce sia costantemente illuminata dalla stella. Utilizzando le informazioni disponibili, i ricercatori del Goddard Space Flight Center della NASA hanno creato modelli al computer che simulano le potenziali condizioni di abitabilità del pianeta. Uno di questi modelli è un mondo coperto d'acqua, con un'atmosfera simile a quella presente nell'antico passato di Marte, ma più densa. Un altro, invece, è una versione completamente asciutta della Terra di oggi. Entrambi i modelli creati hanno temperature superficiali molto diverse e atmosfere diverse. Grazie a queste simulazioni, gli scienziati possono fare previsioni per reali osservazioni future e restringere così la gamma delle possibili condizioni di abitabilità del pianeta. C'è ancora molto da conoscere sul sistema TOEI 700, ma grazie a TESS, Spitzer e al lavoro di molti scienziati stiamo iniziando a creare un quadro dei suoi nuovi entusiasmanti mondi.